No. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, oggi, come avrete visto dal titolo, video chiacchiericcio per tenerci un po' di compagnia, video piuttosto veloce, credo e spero. E insomma, vi faccio un po' vedere cosa ho selezionato per quest'autunno. Sapete che io diversi profumi, ne ho parecchi, è una passione per me, ma voglio a ruota godermeli tutti, sfruttarli tutti. Avevo selezionato qualche profumo per il mese di settembre, per il rientro a lavoro, a scuola, quindi quei profumi che non fossero più prettamente estivi, ma neanche già troppo invernali, già troppo pesanti, quindi che fossero un po' quella giusta via di mezzo, che mi potessero accompagnare durante quel mese di transizione. Poi va da sé che io magari ne seleziono 4 o 5, poi magari mi focalizzo su uno, come è successo nel mese di settembre. Ho usato praticamente solo Casablanca di Swiss Arabian, come vi ho detto nel video in cui vi mostravo tutti i prodotti che ho usato di più nel mese di settembre. Praticamente ho usato solo quel profumo, non solo, ma quasi quasi. E allora anche adesso per il mese di ottobre e novembre, perché poi dicembre è il mese di Natale, c'è tutta un'altra selezione da fare con altre vocazioni eccetera, ma per ottobre e novembre stavo pulendo un po' il vassoietto dove tengo i miei profumi, stavo facendo il cambio, ho detto ma perché non lo facciamo insieme alle ragazze? Non ho voluto scegliere troppi prodotti, me ne sono messa 4 più uno o due da borsetta, perché sennò poi tanto va a finire che non li uso e allora non avrebbe senso. Altra cosa prima di mostrarvi le mie scelte, se vi dovesse piacere il look che indosso, un po' diverso, un po' più dark rispetto al mio solito, l'ho filmato, quindi lo vedrete credo prossima settimana. Ma partiamo, non mi sono preparata troppo, sapete che in genere mi piace raccontarvi un po' la storia dei profumi che vi mostro, le note, però di alcuni ve ne ho parlato davvero di recente, è proprio lo faccio insieme a voi, ecco, un video senza troppo impegno, solo di uno ho cercato le note e poi vi spiego perché. Allora partiamo subito, per me non esiste autunno senza quest'acqua profumata di Lush, che è la Honey I Washed the Kids, che sarebbe l'ex profumazione Non Si Mangia. Un tempo, quando io ho scoperto Lush e ho scoperto questa fragranza stupenda, si chiamava Non Si Mangia, poi hanno cambiato il nome. Ragazze, questa cosa crea una dipendenza incredibile. Ricordo che all'università, con le mie compagne in casa, compravamo il profumo, per il sapone per le mani, e ogni tanto studiavamo, poi ce lo andavamo a sniffare. Cioè crea una dipendenza questa fragranza e piace a tutti, a tutti. Io non ho mai incontrato una persona a cui non piaccia. Dani impazzisce quando uso questo prodotto, per lui questo prodotto sa di limone, io non so che limone ci senta, ma tutte le volte, tutte, vi giuro, mi dice: oh, che cos'è questo profumo buonissimo che hai? Gli dico: è il solito. E lui mi dice: ah, di che cosa sa? E tutte le volte, cioè puntualmente il teatrino è questo: secondo te di cosa sa? Di limone. Tutte le volte. Vabbè, allora in realtà questo sa di, è scritto in tedesco perché l'ho comprato in un viaggio a Vienna. Quale note non ci sono, aiuto, ma c'è del bergamotto se non erro, quindi c'è questa nota agrumata fresca che lui sente, ma in realtà è una nota agrumata fresca che va a smorzare note ben più pesanti come il miele, la vaniglia, la fava tonka, non so se c'è anche del caramello, ma capite, cioè è un profumo che è bilanciato alla perfezione, perché non è troppo stucchevole, io non lo farei rientrare nei gourmand, per dirvi, non è quel profumo che può essere fastidioso per chi non ama i dolci, che può far venire il volto a stomaco, perché appunto è smorzato da questa nota un po' più frizzantina e agrumata, ma non è neanche un agrumato, cioè un profumo d'estate, no, cioè questa è proprio una coccola d'autunno. Dopo la doccia, spruzzarsi questo, tra l'altro sarà anche un'acqua profumata, ma è come un profumo, ha una persistenza eccezionale,
Io lo uso appunto dopo la doccia, metto il pigiama e i giorni dopo il pigiama è pregno di questa fragranza. È incredibile, tra l'altro in questi giorni lo voglio ripescare perché ho tirato fuori il sapone per le mani della st alla stessa fragranza, il non si mangia, il Honey Wash the Kid, the Kids, e non vedo l'ora, arrivo a casa e dico vado a lavarmi le mani. Tra l'altro, e anche i saponi di Lush io ve li consiglio perché sono profumatissimi, vi profumano tutto il bagno, pervadono proprio la stanza, lavano bene le mani, ma sono molto morbidi, ricchi di burri, di oli, non le seccano per niente e poi lasciano questo profumo fantastico. Ne ho finito uno agli agrumi, e ho tirato fuori il pezzettone di questo, e perciò non posso non mettermi in bagno lui, con l'idea di usarlo principalmente appunto dopo la doccia, la sera prima di andare a dormire, per coccolare i miei dani, diciamo così. È stupendo, va benissimo anche di giorno, ma a me piace proprio in questo contesto, mi piace tantissimo. Poi per tutti i giorni io sto usando praticamente non stop dal 1° di ottobre. Infatti era nuovissimo ed è già così, e credo che sarà il mio profumo di ottobre. Penso che quando vi parlerò della mia bag del mese e del profumo che ho usato di più durante il mese, sicuramente vi segnalerò lui. Questo è un profumo, diciamo, di nicchia, con un prezzo però per la nicchia non esagerato, perché siamo sui 100, sui 100, ma questo è un non c'è scritto, Made in France, Paris, è un 100 ml. Quindi in realtà non è un prezzo per un 100 ml così esagerato. Packaging semplice, ma molto di lusso. Si vede che è un profumo di lusso, qua è intarsiato, è calamitato, un tappo molto pesante. E io l'ho preso su Notino ad un ottimo prezzo. Una di voi mi ha scritto: attenzione ai profumi su Notino perché potrebbero non essere, scusate, ero fuori fuoco, non essere originali. Io qua ho controllato il numero di serie sulla scatola, sulla confezione, insomma, ci sono un po' di trucchetti per vedere se è un profumo originale oppure no. Certo, una volta che ce l'abbiamo a casa, fortunatamente questo è originale e io l'ho preso a un ottimo prezzo. Allora, l'ho tirato fuori per l'autunno. Se volete una descrizione un po' più approfondita, nel video haul di profumi ve lo descrivo come si deve, perché ho preso appunti per quell'occasione. Oggi vi dico che è un profumo particolare che non penso comprerei alla cieca. Io l'ho comprato alla cieca, ma sono stata fortunata perché non è quel profumino che piace a tutti. È un profumo che ha all'interno della zucca, è ispirato ad un'attrice dall'aspetto molto androgino, con un capello corto, un biondo chiarissimo, quasi bianco, un viso molto spigoloso, e lei ha voluto, hanno voluto ricreare, diciamo, un profumo che si ispirasse a lei. Infatti questo è perfettamente unisex, secondo me sta benissimo su una pelle femminile, ma altrettanto bene starebbe su una pelle maschile. Ma non è solo ispirato alla sua persona e al suo look, ma è anche agli odori di casa. Perché vi dicevo, volevo un profumo che potessi portarmi anche, diciamo, in giro sui set e sentirmi sempre a casa. Quindi ci sono all'interno gli aromi del suo giardino, del suo orto, gli aromi che sente mentre prepara una zuppa la sera, mentre cucina. E infatti la zucca, l'arancione un po' la richiama, si sente, ma è un dolce, non troppo dolce, non è un frutto. Ecco, e c'è una punta un po' pepata sul fondo. Sì. È un dolce con sul fondo però anche di pepato, un po' di maschile. È veramente particolare. A me piace da impazzire questa fragranza. La sento proprio mia. Tra l'altro adesso sto iniziando ad usare anche delle sciarpine leggere, però sopra magari il chiodo di pelle per andare a lavoro, e ho proprio tutta la sciarpa piena di questo profumo. Mi piace da matti, ragazze, da matti. Se avete occasione, sentitelo, è Like This, la fragranza. Ci sono, credo, di Eldo, che sarebbe
Été Libre d'Orange, il brand, Eldo per abbreviare, vendono anche dei set con dei campioncini, quindi magari prima di acquistarlo, perché ci sono delle fragranze di Eldo che mi piacciono tantissimo, ad esempio Divine Fun, questo qua Like This, altre che il voltastomaco, quindi non è un brand facile, dovete trovare la vostra fragranza. Questa però è sfiziosissima per l'autunno, se volete qualcosa di particolare che sicuramente non hanno le altre addosso. Questa. Come durata? Una buona durata anche qua. Se lo spruzzate ad esempio su una pashmina, vi rimane anche nei giorni dopo. Però non è troppo invadente, non è da mal di testa, non è impestante, quindi io lo uso anche per andare a lavoro, anche in classe, perché non è una fragranza too much. Infatti io sono anche abbastanza generosa al mattino, comunque è molto buono. Altro profumo, ma un po' più girly, un po' più femminile, un po' più da donna, questo è proprio unisex. Quello che vi mostro, questo è una coccola, questo è un profumo chic, elegante, da donna. E Burgundy, che è il colore del mio make-up, del mio maglioncino e del mio periodo. Ormai è tutto Burgundy, il mio Instagram è tutto Burgundy, vinaccia, prugna, insomma tutto questi colori, su questi colori qua. Tra l'altro non so, ma ho fatto una manicure che non mi è venuta benissimo a sto giro, l'ho fatta un po' di corsa, con Aubergine di Manu Curie. Se cercate un colore autunnale, invernale, scuro, con una punta di prugna, questo colore è stupendo, Aubergine. Comunque, non divaghiamo, Marti. È di Kajali. Io devo dire che apprezzo particolarmente le profumazioni di Kajali, le trovo molto interessanti, molto di mio gusto. Difficilmente ce n'è una che proprio dico non mi piace. Ce ne sono alcune che mi piacciono di più, altre che mi piacciono meno, ma mi piacciono. L'unica pecca secondo me è proprio nella durata, perché non durano granché. Anche se sono particolarmente generosa, le uso soprattutto se esco alla sera. Va bene perché qualche ora me la fanno, oppure per andare a lavoro perché anche qua non sono fastidiosi, non sono impestanti, però diciamo che se avessero un po' più di durata, un po' più di scia, non mi dispiacerebbe. Questa fragranza, secondo me, perfetta per l'autunno è Love Fest Burning Cherry 48. È mamma mia, oh, io me la spruzzo un po', crepi l'avarizia. Sa di amarena, sa di amarena. Se vi piace l'amarena come fragranza, questa è perfetta per voi. Mi dispiace, cioè possiamo girarci intorno quanto volete. Se non vi piace, perché non è una ciliegia, non è una ciliegia matura, è proprio un'amarena. Se non vi piacciono le fragranze che sanno di amarena, questa è buonissima. Infatti vi dice Burning Cherry, Raspberry, Pralina, però non è troppo zuccherina, anche qua non è troppo dolce. Palo Santo, che rende molto molto interessante questa fragranza. Potrebbe essere la classica fragranza alla ciliegia, all'amarena. No, c'è il Palo Santo, legno di guaiac wood e patchouli. Quindi cioè, ha questo fondo spaziale, cioè proprio pesto d'autunno, d'inverno, e questa nota fruttata che la fa da regina. E la ciliegina sulla torta per rimanere in tema. Mamma mia, che fragranza spettacolare! A me piace tantissimo. Oh, che buona! Sentitela se andate da Sephora. Scusate, se andate da Sephora, no, e la sono sniffata proprio appena spruzzata. Sentitela, è che è sempre finita. Io, quelle poche volte che sono andata da Sephora, mai trovato un tester pieno di Kajali. Buonissima, però mi sono anche detta quindi 1, 2, 3 per ora, 1, 2 e quella alla zucca 3, e potrei andare bene così, però mi sono detta: ma se arriva il freddo pesante in novembre, cioè proprio le giornate fredde, perché questa è una coccola, e vabbè, questa è da ottobre, secondo me non è. Io ho detto voglio proprio un profumo che sappia di oud. Non posso non avere un profumo un po' più pesto. Ho tirato fuori lui.
che l'anno scorso ho comprato troppo tardi ed è passato troppo velocemente il suo momento, ma quest'anno me la voglio assolutamente godere questa fragranza. È di Lattafa, costa poco, il packaging è in vetro pesantissimo, anche il tappo è lussuosissimo questo flacone. 100 ml anche lui, direi, ed è Amir Al-Houd, ve li scrivo tutti in info box, ve ne avevo già parlato sicuramente molto meglio l'anno scorso. Se vi può interessare per una recensione di Amir Al-Houd, ve la faccio, tanto credo che sarà il mio profumo di novembre, su, io li vedo già ottobre e novembre, questo per qualche serata, magari galante o in compagnia, e questo per la nanna. Cioè, io ve la racconto già come sarà la storia. Questo, ragazzi, è unisex. Secondo me anche questo sta molto bene su un uomo. Questo, se odiate le fragranze forti perché vi fanno venire l'emicrania, schippatelo a pie pari, perché questo è impestante. È un profumo eccezionale, che se non sapeste che costa poco, pensereste che si tratti di un profumo da 200 euro, e non scherzo. Oggi ne ho spruzzato un pochino sul polso per capire se era quello che stavo cercando. Ho fatto la doccia, ho lavato i capelli, potrei sentirlo ancora. Ecco, quindi va dosato, sa di oud, cioè è proprio. E se voi mi diceste di che cosa sanno i profumi arabi, di questa cosa qua, sappiamo che ormai il mondo arabo è tanto di più, ci sono fragranze per tutte le stagioni, per tutti i gusti, maschili, femminili, ce n'è di ogni. Però secondo me il profumo arabo è questo, cioè sa di questa cosa qua, sa di oud, e è eccezionale, è proprio quella fragranza che io mi immagino con un bel maglione pesante, un poncio bello caldo e questo. Ecco, è proprio da sciarpa, da cappotto, è un profumo importante, molto strong. Ecco, e spero di aver reso l'idea. Quindi per il momento non me la sento ancora perché qua si alternano giornate piovose a belle giornate di sole, c'è ancora un clima altalenante, non fa ancora freddissimo, noi dormiamo col trapuntino, non abbiamo mai acceso i termosifoni, fa ancora caldo, ecco, e non è ancora il momento, ma credo che arriverà presto. Prima di salutarvi vi faccio vedere la mia selezione di profumi da borsetta. Ecco, vi chiedo scusa, ma avevo la memory card piena e quindi ho dovuto portare il file sul PC e riprendere a registrare, quindi abbiate pazienza. Vi stavo dicendo che ho selezionato due fragranze da mettere in borsa, perché magari mi capita di dover stare fuori casa tutto il giorno e quindi mi va dopo pranzo di ridarmi un po' di profumo, oppure banalmente succede di rado, ma succede, mi dimentico al mattino di mettere il profumo perché sono in ritardissimo, scappo e poi dico cavolo, non ho messo il profumo. Allora, prima di scendere dall'auto me lo metto. Ne ho selezionato due. Una è questa di Herbolario che vorrei terminare, è il famosissimo Mandorla. È molto buono, cioè riconosco che è un buon profumo, è una buona mandorla, non è troppo dolce, stucchevole anche qua, non è una mandorla confettosa, è una mandorla con ancora la pelle scura al di sopra, è una mandorla amara di carattere, molto particolare, che vedo anche qua molto bene anche su un uomo. Quindi riconosco che non è scontata di carattere, tra l'altro ha anche una buona durata, una buona persistenza, si sente per diverse ore. Mi è capitato che mi chiedessero che cosa indossi, e anche a distanza di tempo. Quindi nulla da dire, però non lo sento tanto mio questo profumo. Ma ripeto, non perché sia cattivo, non posso lamentarmi di niente, né della scia, né della durata, né del prezzo, né del fatto che sia scontato. Chiaro, si chiama Mandorla. Sa di mandorla, all'interno vi dice che ha anche bergamotto, biancospino, fiore di mandorlo, fiore di elotropio e vaniglia. Però anche qua non pensate a un gourmand, a un dolcione, vaniglia, mandorla, no, no, sarà questo bergamotto che la smorza molto, però ripeto, una mandorla bella profonda e bella marognola. Mi piace,
Lo indosso con piacere, ma non credo che lo acquisterei in full size. Non lo so. Non mi dispiace, non è il mio preferito. Comunque, sono contenta di averlo provato. Queste taglie da 15 ml sono molto comode per questo. Sono belle per fare dei pensieri, dei regalini e anche da autoregalarsi per capire un po' se vale la pena comprare il 100 ml oppure no. Quindi ne ho più poco, lo vorrei terminare. E poi voglio mettere in pista questo che è, ragazze, è l'unico che ho cercato perché non lo conosco ancora per nulla ed è di Aurora Sense, scritto Aurora Sense. Aurora è un brand di fragranze arabe, di profumi arabi, che vuole espandersi anche nel mercato europeo. Mi ha mandato una selezione di travel size di profumi di questa dimensione 8/10 ml da provare. Ne ho finito uno che vedrete nei terminati, che ho usato tutta l'estate, mi è piaciuto anche nel mese di settembre, lo avevo in borsa, mi è piaciuto tantissimo. Per ottobre-novembre voglio provare Delicious Autumn, autunno delizioso. Mi ispira tantissimo. Questa è una fragranza che secondo me è prettamente femminile, che non vuol dire che non la possa indossare un uomo, dico che è femminile come fragranza ed è una fragranza che secondo me piace a tutti. Sapete, un po' quelle classiche fragranze passepartout che non possono non piacere. L'ho cercata, allora in testa ha bergamotto, tuberosa e ribes nero. E non sono profumi costosissimi, ma ben studiati. Anche quello che ho terminato è stato molto complimentato, mi è piaciuto molto. E, insomma, poi cuore, ylang ylang, mughetto, fiore d'arancio, pesca lampone mela. Però non è un fruttato zuccherino, non lo sento al mio naso tanto dolce. Particolare, ragazze. Sul fondo, legno di cedro, ambra, cocco. Mirra, patchouli, mirra dolce, vaniglia. Tipo di profumo, profumi fioriti, legnosi, muschiato. Non vedo l'ora di indossarlo, di provarlo, di farmi un'idea e di tornare a raccontarvi le mie sensazioni, le emozioni che mi suscita, cosa ne penso, la persistenza. Se è come l'altro che ho terminato, è molto buona. Vi dico che per andare a cercare un po' le note, capire un po' se potesse fare al caso mio, l'ho visto su Notino. Su Notino c'è questo brand e c'è anche questa fragranza, ma vi dirò di più, c'è una confezione regalo, solo che ne hanno tipo solo 3 in magazzino, quindi credo che durerà questo tempo. C'è una confezione regalo che contiene il 100 ml di questo profumo, la boccetta ha una linea, un design che è stupenda, è un'opera d'arte, è bellissima. E questo proprio che ho io, la travel size da tenere in borsa o da portarsi dietro in viaggio, se andate via magari per un weekend o per le vacanze, la trovo deliziosa questa idea di avere una travel size da portarsi in borsa per tutti i giorni e la confezione grande da 100 ml. Tra l'altro vi dico, di una bellezza, sembra un'opera d'arte. Quindi se volete fare o farvi un regalo, fateci un pensierino. Su Notino, tra l'altro, spesso si applica qualche sconticino sui profumi. Già di base, considerato che parliamo di un 100 ml più un 10, il prezzo non è altissimo e nulla, però per avere una recensione un po' più ampia vi dico che è interessantissimo questo profumo. Dovete aspettare un attimo, cioè lo devo indossare qualche giorno, sentire un po' come evolve sulla pelle, poi torno e ve lo racconto se vi può interessare naturalmente. Nulla, questo era quanto per oggi. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Fatemi sapere se conoscete già alcuni di questi profumi. Se ne avete da consigliarmi per l'autunno, sono tutta orecchi di tutte le fasce di prezzo. Tra l'altro, sta per arrivare il Black Friday, quindi scrivetemi giù se avete dei profumi che secondo voi dovrei accaparrarmi con quegli sconti. E niente, io vi mando un bacio. Come sempre, se vi va, ci vediamo al prossimo video. No.